Non esiste Indiana Jones senza Steven Spielberg. Si tratta della prima cosa che ho pensato durante quel 26 febbraio, quando lessi la notizia che non avrei mai voluto scoprire. Steven ha lasciato la regia di Indiana Jones 5. Le motivazioni sono ancora sconosciute, ma per cercare di interpretare questa sua scelta, occorre fare un salto all'indietro con la mente e tornare al periodo in cui la Disney acquisì la Lucasfilm. Il 30 ottobre 2012 la casa di produzione di Topolino si accaparrò la Lucasfilm per un totale di 4,5 miliardi di cocuzze e il mondo intero degli appassionati della pop culture si fermò a riflettere sull'accaduto. Ma non si ebbe molto tempo per metabolizzare la notizia, perché di lì a pochi istanti venne anche annunciata una nuova trilogia di Star Wars. Per i primi anni di dominio incontrastato Disney, le reazioni alle produzioni starwarsiane sono state altalenanti. Spesso la fanbase galattica se l'è presa con i registi di turno. Dopo un iniziale inebriamento generale per il settimo capitolo della saga, non per quanto mi riguarda, i capri espiatori per cui chiedere la testa sono diventati, in ordine per odio, Rian Johnson, Kathleen Kennedy e la new entry J.J. Abrams dopo episodio 9. Proprio quest'ultimo cineasta citato, oltre ad essere stato investito da una valanga di letame, è stato considerato come uno dei più probabili eredi di Spielberg. Nonostante Colin Trevorrow ci provi in tutti i modi e fallisca miseramente, a mio modesto parere. Proprio l'ultima pellicola della saga di Guerre Stellari ha ricordato molte trovate registiche e narrative dell'archeologo più famoso del cinema. E qui torniamo ad Indy. E di fronte ad Indy ci togliamo il cappello. Solamente in pochi si erano domandati del futuro della saga d'avventura più celebre del cinema, perché ovviamente Bob Iger, CEO della Disney, non poteva farsi sfuggire anche la possibilità di spremere anche il nostro Indy. Quindi, dal 2012 in poi, i rumors su un possibile reboot si fecero più insistenti, fino a quando nel 2014 cominciarono a circolare voci sempre più ufficiose sulla possibilità di un reboot della saga di Indiana Jones, già in cantiere, e in molti riportarono il fatto che Harrison Ford non fosse coinvolto, ma si stava pensando ad un inserimento di prepotenza di Chris Pratt come erede del pesante ruolo. Nel giro di pochi mesi la Disney annunciò di voler proseguire la saga e che avrebbe portato a bordo Spielberg assieme a Jonathan Kasdan, figlio del più celebre Lawrence. Dopo alcune bozze, lo script del giovane sceneggiatore venne scartato e la Kennedy, direttrice generale della Lucasfilm, cercò, come è successo per Star Wars, di imbarcare il padre di Jonathan, ma che rifiutò e allora si tornò alle origini richiamando lo sceneggiatore originale di Indiana Jones, nonché uno dei collaboratori più importanti di Spielberg, ovvero David Koepp. Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, lo stesso Spielberg confermò la fine della preproduzione e il ritorno di Harrison Ford a ricoprire il suo ruolo, cominciò un periodo strano, dove il regista di Cincinnati continuava ad aggiungere film da realizzare prima di mettersi al lavoro con Indy, fino alla doccia fredda di qualche settimana fa. Steven Spielberg ha abbandonato la regia del sequel. Nonostante le contrattazioni con James Mangold sembrano essere in stadio avanzato, io ho un'altra ipotesi su chi potrà ricadere la scelta per la cabina di regia. Sia chiaro, non ho nulla contro Mangold, ho trovato il suo Logan un gioiello alla pari di una destrutturazione alla Joker, ma come ho detto in precedenza, non riesco a vedere Indiana Jones senza Spielberg. È proprio per questo che, se proprio dobbiamo scegliere qualcun altro e ho una pistola puntata alla testa, vorrei che la scelta ricadesse su Abrams. Ovviamente non l'ho ancora perdonato per Star Wars Episodio 7, ma è oggettivamente innegabile che JJ sia un ottimo regista. Credo che Mission Impossible 3 sia il suo lavoro che preferisco e credo anche che la sua regia sia sempre presente. Il suo punto di vista è l'elemento positivo che troviamo anche nei suoi film più deboli. Perché per me sarebbe perfetto per Indiana Jones, o meglio, sarebbe una scelta che non mi disturberebbe? Principalmente perché ha già dimostrato, come analogia, di dirigere un Indiana Jones, anche se nello spazio. Star Wars Episodio 9 è, a tutti gli effetti, un'avventura archeologica mascherata da space opera familiare. Pensate alla ricerca del puntatore Sith, pensate alle sequenze sul pianeta sabbioso. Riflettete sull'abbigliamento di Poe Dameron e soprattutto a tutte le sequenze nei rimasugli della Morte Nera su Endor. Le atmosfere, i personaggi e la storia richiamano proprio quel tipo di immaginario avventuroso filmico coniato principalmente da Steven Spielberg, proprio con Indiana Jones. Ma dimentichiamo la mia opinione personale, perché Abrams potrebbe essere una scelta plausibile per la Major?
Ovviamente perché lui è considerato un ricostruttore di saghe. Ha fatto ripartire con successo Star Trek, Mission Impossible, Star Wars e ultimamente si parla anche di Superman. Per la Disney sarebbe una sorta di figlioccio da sfruttare ancora, avendocelo avuto in casa in questi anni, e si vedrebbe assicurato un prodotto che magari non rischia dal punto di vista delle innovazioni, ma di sicuro confezionamento, con lo stesso benestare di Spielberg. Lo stesso che lo scelse per far ripartire Star Wars. Il mio sogno nel cassetto sarebbe che Spielberg cambiasse idea. O meglio, mi esploderebbe il cervello se tornasse in carreggiata anche il buon George Lucas, vero primo artefice del personaggio di Indiana Jones. Ma mi rendo conto che sono sogni irrealizzabili, nonostante il cinema serva proprio per sognare.